Quella cuciniamo insieme ad Andrea, teste di turco. Curiosi? E allora, amonin in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Quello che vi presenterò oggi è un tipico dolce di un paesino vicino Palermo, nelle Madonie, Castelbuono. Questo è un dolce che si preparava per Carnevale. Adesso praticamente nelle varie famiglie, perché è un dolce che si preparava in famiglia e non nelle pasticcerie, lo si trova tutto l'anno perché è semplicissimo da preparare, è molto ma molto gustoso. E tra i dolci, devo dire la verità, è anche di quello un po' più light. Adesso andiamo a vedere il perché. Procediamo tranquillamente con la preparazione della nostra ricetta. Troverete, come dico sempre, gli ingredienti giù nella descrizione di questo video. È una ricetta semplicissima. Partiamo subito con fare una sfoglia. La sfoglia è una base di farina 00, un uovo e zucchero. Mettete tutto in una boule e impastate. Dovrete arrivare ad ottenere un panetto. Fatta questa prima parte della ricetta, poi ci dedicheremo alla seconda. Quindi, boule, farina 00, zucchero e un uovo e impastiamo. Allora, in una boule, come dicevo, farina 00, zucchero e un uovo intero. Impastiamo fino ad ottenere un panetto. Trasferite il tutto su una spianatoia e finite di impastare con le mani. Fatto questo panetto, lo fate riposare un paio di minuti e poi lo si va a stendere con del matterello. Infariniamo un po' spianatoia e impasto e di matterello andiamo a stendere. Dobbiamo ricavarne una sfoglia sottile. Sfoglia così sottile, come potete vedere, dobbiamo ricavarne dei piccoli rettangoli. Olio caldo e giù le nostre sfoglie. Cominciamo a formare delle piccole bolle. 30 secondi per lato e sono pronte. E adesso le trasferiamo su carta assorbente e continuiamo la ricetta. In un tegamino, latte, zucchero, buccia di un limone non trattato e dell'amido di mais sciolto in acqua. Fuoco medio, facciamo addensare, così otterremo una crema profumata al limone. Appena si addensa, spegniamo il fuoco. Questa è la densità. E adesso non ci resta altro che comporre il piatto. Praticamente abbiamo finito. Abbiamo praticamente terminato la ricetta, quindi come avete visto veramente molto ma molto veloce. La particolarità di questa preparazione sta nel fatto che la si potrebbe tranquillamente paragonare ad una lasagna dolce, perché la andremo a comporre esattamente a strato come una lasagna classica e tradizionale, solo che andremo a mettere la nostra crema profumata al limone, che ovviamente è dolce, e invece nella lasagna classica magari si ci fa una base di besciamella che è salata, ma il colore è uguale. Anziché le sfoglie di pasta, noi andremo a mettere le nostre sfoglie di pasta ma dolce, e poi un ultimo tocco finale che è il tocco quello che dà, come sempre, una marcia in più al piatto. Per cui vado ad assemblare, questa possiamo pure chiamarla lasagna dolce, o meglio ancora, testa di turco. Prendo la mia salsa, ovviamente ho eliminato la buccetta di limone e dispongo uno strato alla base di una pirofilina. Io sto usando questa, voi usate quella che più vi piace. Potete tranquillamente usare una piccola teglia da lasagne e poi, dopo averla fatta raffreddare in frigorifero, la uscite e mangiate tutta la famiglia. Inserisco al suo interno la sfoglia. Se è un po' grandicella, non vi preoccupate, sagomate.
Poi un altro strato di salsa sopra. Un altro pezzo, quindi come vedete la si può tranquillamente anche rompere con le mani. Altro strato, un ultimo strato di pasta. Ma subito dopo quest'ultimo strato di pasta, io vado a mettere un po' della nostra salsa al limone. E poi cannella. E terminiamo il piatto con un po' di zuccherini colorati. Nevalesco del paese di Castelbuono. Bella madre!